Numeri astronomici contraddistinguono per il WWF Abruzzo il progetto Ombrina Mare, la piattaforma petrolifera Medoilgas che dovrebbe sorgere al largo della costa dei Trabocchi tra San Vito e Fossa Cesia. Una costa dichiarata parco nazionale dal governo italiano nel 2001, ma che attende ancora di diventare operativa perché manca la perimetrazione. I numeri di cui sopra, che il WWF ha ripreso dai documenti ufficiali del Ministero dell'Ambiente, moltiplicandoli per i 25 anni di attività previsti di Ombrina Mare, raccontano di una nave di raffinazione e stoccaggio agganciata alla piattaforma lunga più dello stadio Adriatico e alta come un palazzo di 10 piani, che ospiterà 3 cicli di raffinazione e 50.000 tonnellate di olio, di chilometri di condotte sottomarine e di una immissione nell'atmosfera di 2.413.000 tonnellate di gas di scarto nei 25 anni. Numeri che, secondo Fabrizia Arduini del WWF, non sono compatibili con la vocazione verde di quel tratto di costa abruzzese e più in generale con la direzione ecosostenibile che deve prendere l'economia della regione Abruzzo. I danni al paesaggio ci colpiscono sia come individui che come collettività, è un danno alla salute sia fisica che mentale ed è un atto grave verso i diritti delle generazioni future. Noi invece facciamo un appello veramente con il cuore a Confindustria affinché invece di chiamare aziende dal nord Europa che sono i grandi specialisti delle bonifiche, cioè, potrebbero orientarsi in questi settori, investire in questi settori, diventare dalla regione verde d'Europa, creare le eccellenze imprenditoriali sul ripristino del degrado ambientale.